Buonasera, amici. Io sono Ilaria, ho 26 anni e vengo da Cosenza. Ho deciso di prendere parte all'iniziativa di Angelica, un libro per te. Sono giorni molto difficili questi, in cui la noia, la tristezza, lo sconforto prendono il sopravvento, ma noi non dobbiamo mai dimenticare di che non siamo soli che insieme restando a casa e seguendo le normative possiamo sconfiggere questo nemico invisibile del coronavirus sentiamo sicuramente la mancanza dei nostri amici e non vediamo l'ora di abbracciarli di rivederli talvolta però ci dimentichiamo che possiamo trovare una consolazione e anche delle risposte in un libro i libri possono davvero essere i nostri alleati. Eh, detto questo, io oggi volevo parlarvi appunto di una favola. Qual è la differenza tra favola e fiabba? Allora, la differenza tra favola e fiabba consiste nel fatto che nella favola i protagonisti sono gli animali che interpretano i, ehm, i vizi e i difetti degli uomini mentre nella fiaba i protagonisti sono quasi sempre personaggi inventati come appunto eh, principesse, streghe, fate. Questo pomeriggio ho deciso di leggervi una bellissima favola da un significato molto profondo e poi vorrei da voi le vostre personali considerazioni. Il leone e il topo di Esopo. Mentre un leone dormiva tranquillo in un bosco, alcuni topolini di campagna facevano chiasso attorno a lui. Uno di loro, senza accorgersene, nel correre finì addosso al leone sdraiato. Povero topolino sfortunato! Il leone con un rapido balzo lo afferrò e sembrava deciso a mangiarselo in un boccone. Il topo lo pregò. Non mangiarmi, ti supplico, se mi lasci libero ti sarò fedele per tutta la vita. Il re della foresta scoppiò a ridere, e rise così tanto che lo lasciò andare. Che cosa me ne faccio della fedeltà di un piccolo topo? pensava andandosene in giro. Ma un giorno il leone cadde in una trappola dei cacciatori, una fitta rete lo imprigionò. E si, trovò, e si trovò allegato al tronco di un albero. Non poteva proprio muoversi. Così cominciò a ruggire per farsi sentire da qualcuno. Fu il topolino a udire i ruggiti del povero leone e accorse il suo aiuto. Quando lo vide intrappolato nella rete, si mise a rosicchiare la corda era una cosa che gli riusciva molto bene. In me, che non si dica, il, il, il leone fu di nuovo libero. E allora il topolino gli disse: Poco, fa, poco tempo fa tu hai riso di me perché credevi che io non avrei mai potuto ricambiare il favore che mi hai fatto. Ora finalmente hai capito che anche noi, piccoli animali, possiamo essere utili ai grandi. Ditemi un po' cosa ne pensate, le vostre personali considerazioni e al prossimo video, ciao!